Buonasera a tutti e benvenuti al corso accelerato di cultura Rom. Avrete letto nei giornali in questi giorni che proprio a Pisa sono salite alle ribalte della cronaca perché in alcune delle nostre scuole medie è stato proposto un corso di cultura Rom nelle ore di italiano. Sono venuti da me due genitori scandalizzati che, pur volendo rimanere nell'anonimato, hanno denunciato il fatto e io ho fatto chiarezza. E sono riuscita anche a trovare quello che è stato proposto, il materiale che è stato proposto in queste scuole. Abbiamo due paginette di storia del popolo Rom, molto riassuntive, molto sintetizzate. Si dice soltanto che i Rom sono arrivati in Europa dall'anno 1000 e poi si sono stanziati in Italia, soprattutto dopo la guerra dell'ex Jugoslavia nel 1900, sono arrivati in Italia. Qui finisce. Finisce la storia del popolo Rom in Italia che continua, direi, nelle pagine delle nostre cronache locali e nazionali. E poi viene proposta un'immagine assolutamente edulcorata di quello che è lo stereotipo gitano, no? Quindi si riporta anche l'immagine della Walt Disney che ha riproposto la Esmeralda che fa innamorare di sé il gobbo di Notre Dame, finché si arriva alla chicca. La bufalissima del rapporto dell'immigrazione USA riguardo agli italiani che emigravano negli Stati Uniti a Long Island. Quindi si dice che gli italiani erano sporchi, erano neri, rubavano, stupravano, quindi viene fatto il parallelismo tra quello che dicevano gli americani di noi quando emigravamo e quello che dicono gli italiani oggi del popolo Rom. Ebbene, questa è una bufala perché c'è nessuna fonte, nessun rapporto che sia stato fatto nel 2012 a Long Island sugli italiani e questo lo potete trovare benissimo su internet perché questa bufala, anche proposta dall'attore, chiamiamolo attore Elio Germano, è stata smascherata. Bene, io credo che nelle nostre scuole dove viene vietato il presepe perché è non politically correct, perché bisogna rispettare anche le religioni, la festa del Natale la chiamiamo la festa dell'inverno, sempre per il discorso del politically correct, per non urtare le sensibilità. Addirittura qualcuno propone di non insegnare più Dante perché è ritenuto omofobo e razzista. Io credo che bisognerebbe riportare in assoluto un po' di buonsenso, perché tra corsi gender, corsi di romologia o gingarologia pagati dai contribuenti, corsi di arabo tenuti che poi sono corsi di Corano, anche lì l'abbiamo smascherato, sono entrata a Cascina in una scuola media la domenica fingendo e quindi mascherando dei corsi, mascheravano dei corsi di arabo, in realtà erano dei veri e propri corsi coranici col testo del Corano che veniva insegnato agli alunni. Io credo che siamo arrivati assolutamente al limite, quindi bisogna riportare un po' di buon senso, soprattutto in Toscana e soprattutto a Pisa, dove a volte il buon senso sembra sospeso.